Buongiorno a tutti, io sono Francesca. L'estate sta quasi finendo, ma non poteva mancare la mia insalatissima. Un piatto, sì, fresco, che si trasforma anche in un antipasto in inverno. Questi sono gli ingredienti. Sciacquo bene sotto l'acqua corrente le lenticchie, l'orzo e il farro. Lo faccio separatamente perché avranno necessità di cuocere in tempi differenti. Quindi lo farò nella stessa pentola per non complicarmi la vita, ma li andrò a inserire in tempi diversi. Ora mi preparo le carote e i peperoni che andrò a tagliare a pezzettini abbastanza piccoli. La quantità che ho indicato ovviamente si può modificare, in quanto è un mio gusto questo. Si può inoltre aggiungere anche del mais o altri ingredienti. Nulla è definitivo in cucina. Adesso le verdure sono pronte. Metto a scaldare l'acqua, aggiungo la mia parte di aceto di vino bianco, qualche pezzettino di foglia di alloro, un po' di sale e inserisco i peperoni e le carote che ho tagliato, ma dovranno cuocere per circa 10 minuti. Sono pronte, le posso scolare e lasciare raffreddare. Ora salo l'acqua per cuocere le lenticchie, il farro e l'orzo. Qui inserisco prima le lenticchie che necessiteranno di 25 minuti di cottura. Dopo 5 minuti verso il mio farro che necessita di 20 e infine dopo 10 minuti ancora inserisco l'orzo che ha bisogno di 10 minuti. Ovviamente regolatevi in base alle cotture indicate sulle vostre confezioni. Quando è pronto lo possiamo scolare e far raffreddare un attimo. Lo vado a versare una volta scolato su una teglia come per l'insalata di riso, in modo che si asciughi un po' e resti un po' sgranato. Il mix si è raffreddato, posso assemblare il tutto, quindi verso in una grande ciotola il farro, l'orzo e le lenticchie, i pomodorini secchi, che se non piacciono si possono benissimo sostituire con altro prodotto, il tonno, questa è una ricetta che ne prevede tanto, le mie verdure che ho precedentemente bollito, do una prima mescolata e vado a rompere i pezzi di tonno che sono un po' grandi. Se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo adesso, è gratis e così non perderete i contenuti che ho già pubblicato e le ricette che pubblicherò prossimamente. Due pizzichi di sale, un giro di olio, ovviamente qua al gusto, se ne volete di più usatene di più, il succo di mezzo limone, le foglioline di basilico che in estate a casa mia non possono mancare, un'ultima mescolata e siamo pronti per andare in tavola. Se non lo consumate subito vi consiglio di coprirlo con pellicola e tenerlo al fresco. Non so voi, ma a me in generale le insalate mettono allegria. Questa, servita in bicchierini o coppette, può diventare un aperitivo oppure un antipasto per un pranzo e una cena importanti. È buonissima, vi consiglio di provarla e scrivetemi nei commenti. Ciao, alla prossima!